È qui, in questi metri, che si decide la parte più importante del salto. L'atleta a 90 km orari si prepara per lo stacco. In questi binari stretti, 30 cm di distanza tra i due piedi, l'atleta prende il volo e si spicca nel vuoto. L'atleta è seduto sulla pedana di partenza. Ci sono 100 metri davanti a lui. La velocità raggiunta sono quasi 90 km orari. L'atleta è pronto. Segnale verde e giù lungo la pista. I trampolini di TM saranno migliorati con un impianto di raffreddamento per la pista di lancio. Impianto che darà la possibilità di garantire una perfetta scorrevolezza per gli sci degli atleti. Questa è la torre dei giudici, questo sarà uno degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del centro in vista dei mondiali di FIEM 2013. Le coperture a forma di piramide che potete vedere saranno completamente sostituite e rimosse per lasciare il posto a tre superfici che saranno pianeggianti in grado di ospitare gli allenatori e le telecamere per le riprese televisive. I trampolini di Predazzo della Val di Fiemme che ospiteranno i campionati mondiali di sci nordico nel 2013 hanno una portata di 106 e 134 metri. Lì si vedono le due piste di lancio, il punto dove gli atleti si involano poi verso questa fase di volo che li porta laggiù, dove la gente li aspetta. Uno stadio costruito nel 1990, migliorato poi nel corso degli anni e pronto a dei nuovi lavori di ammodernamento in vista di questo terzo appuntamento iridato della Val di Fiemme.